Allora niente, allora per il caso dico solo due parole io al volo, perché insomma voi sapete che il Ministero dei Beni Culturali ha siglato un nuovo protocollo d'intesa a settembre, firmato proprio, siglato dal Ministro, e il CAI è un ente importante, insomma il più importante ovviamente sui temi della montagna e sul turismo quindi escursionistico, ed è anche vigilato dal MIBACT, e hanno in programma questo progetto meraviglioso del Sentiero Italia, più grande cammino a livello proprio europeo, e loro hanno anche, diciamo, interesse a tutto il tema del riutilizzo degli immobili in maniera dismessi, diffusi. Paolo, scusami, abbiamo un signore del CAI. Ah, ok, allora ditemi chi è, perché li conosco tutti, ma questo non se mi sfugge. Allora, io sono il componente del Comitato Direttivo Centrale e Ok, siccome allora al volo, perché ieri proprio mi sono sentito anche con Bosca. No, stavo dicendo soltanto velocissimo, stavo ho sentito. presentando, cioè che il CAI, questa importanza, insomma, la più importante ovviamente associazione a livello nazionale, si occupa di montagna, turismo montano, ed è, abbiamo col protocollo d'intesa rilanciato anche il discorso del Sentiero Italia. E mi ricordo che quando abbiamo preparato il protocollo c'era anche da parte del CAI nazionale l'esigenza di andare a individuare eventualmente come posti tappa anche degli immobili in maniera dismessi e via dicendo. Pochissimo tempo, mi raccomando, perché siamo veramente Sarò stretti. Grazie. velocissimo, sarò velocissimo. Allora, proprio come diceva lei nel protocollo, abbiamo proprio la ricerca di questi punti tappa, perché come diceva il ministro Franceschini, noi siamo bravi ad accompagnare le persone in montagna, però dopo un po' abbiamo bisogno comunque di avere un posto dove fermarci per poter gestire le soste. Noi stiamo cercando di portare avanti la ricerca di questi posti tappa. Il Sentiero Italia, come forse qualcuno sa, privilegiava il percorso sulle vette proprio per fare invece conoscere quelle che sono le bellezze dell'Italia. È stato modificato il tracciato, pertanto adesso abbiamo cercato di passare più vicino possibile ai paesi in modo tale da cercare di rilanciare quelle che potevano essere le specialità tipiche delle zone e cercare di gestire i punti sosta come alberghi diffusi, privilegiando quindi il discorso delle case private e cercando in questa maniera di portare al rilancio dell'economia anche dei posti che magari non vengono mai toccati dal grande turismo di massa. Il problema che noi abbiamo rilevato è proprio questo. Noi gestiamo bene i sentieri, ne gestiamo 65.000 chilometri in tutta Italia. Abbiamo la possibilità di far andare la gente nei cammini in maniera sicura tramite il nostro soccorso alpino. Quello che ci manca, e su questo sono d'accordo sia con Anna Donati che con Roma, quello che ci manca è quello di riuscire a gestire in rete tutte le possibilità e tutte le conoscenze che abbiamo. Perché fino a che noi non riusciremo ad avere una serie di strutture che possano dare la possibilità alle persone che verranno in Italia, perché noi come Sentiero Italia abbiamo cominciato a tradurre sia in tedesco che in francese che in inglese tutti i 12 volumi delle tappe che sono circa 500. Finché noi non avremo però la possibilità di dire alle persone che verranno sicuramente, perché quelli che vengono a visitare le Alpi, le Dolomiti, sicuramente sarebbero interessate a visitare anche tutti i nostri monti che sono nell'Appennino. L'Appennino però non ha strutture a differenza delle Alpi, per cui noi abbiamo bisogno non tanto di rifugi che non ci sono, abbiamo bisogno della collaborazione dei paesi e delle popolazioni che vengono attraversate dal Sentiero Italia. Noi siamo, per questo siamo felici di essere stati invitati oggi a questa convention perché facendo rete riusciremo molto probabilmente a portare avanti questo che per il CAI è uno dei progetti più grandi che siano stati posti in piedi dagli ultimi 4 o 5 anni. Grazie, grazie di cuore.